Ammetto che non è assolutamente il caso di lavorare in questa maniera, però almeno la direzione, per quanto ancora è da aggiustare, sta prendendo forma. Perlomeno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video super veloce per quanto riguarda Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. A quanto pare, ad Ilka, Game Freak e anche The Pokémon Company, volendo, hanno finalmente capito che è ora di rilasciare gli ultimi eventi che mancano per Diamante Lucente e Perla Splendente. Infatti, dal 1 aprile fino al 30 potremmo riscattare il dono segreto per quanto riguarda la carta Sochi, quella che ci permette di andare a prendere Darkrai all'isola Luna Nuova. E fin qui tutto bene, chi ha comprato il remake finalmente può godersi anche l'ultimo evento. Brutte notizie invece per chi non ha Leggende Pokémon Arceus, perché a quanto pare si può prendere anche il flauto azzurro in Diamante Lucente e Perla Splendente, solo però se si ha un salvataggio di Leggende Pokémon e in quel salvataggio hai completato tutto il Pokédex, cattura di Arceus compresa. Ecco, quindi non solo il danno ma anche la beffa, perché non solo devi avere il salvataggio di leggende ma anche tutte le missioni completate per far sì che un povero bambino possa andare a catturare Arceus sulla vetta lancia in Diamante Lucente e Perla Splendente. Non solo non hanno rilasciato nel 2006 l'evento, ma addirittura ti stanno impedendo di prenderlo nel 2022. Non è proprio questo il modo di lavorare, sinceramente. Posso passarci sopra il fatto di Spada e Scudo per farti avere Jirachi e Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per avere Mew, ma questo è davvero troppo. Per carità, a me non tocca minimamente, ma penso a chi non ha comprato il gioco di Leggende Pokémon per un motivo o per un altro. Se non altro, la strada che si sta delineando ha bisogno di prendere una certa forma. Però, piano piano stiamo entrando nella nuova era. Game Freak non riesce a capire che nel 2022 non si può lavorare in questa maniera. Dare qualcosa per di più a chi ha comprato di più sarebbe giusto, ma non va bene. È sbagliato. Che bisogna fare? Hanno deciso così. L'unica consolazione è che abbiamo tutti gli eventi, finalmente. Dopo, quanto, 15 anni di attesa. Almeno questo. Ci vediamo al prossimo video.